Terza vittoria consecutiva per la Vastese che supera per 2-0 l'Are Canatese grazie a una doppietta di Mamona, iniziando così ad assaporare un posto playoff. Con Fulvio D'Addario in panchina e Biancorossi hanno un ruolino di marcia da promozione, anche se il pensiero è solo alla gara di domenica prossima con il Rieti. Subito emozioni in avvio al secondo per attaccante ospite in area abruzzese, conclude mettendo il pallone sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte uscita con i pugni di De Chirico, con Mamona che poi non trova lo spazio giusto per la conclusione, si gioca su un campo appesantito dalla neve spalata a tempo di record in mattinata, ma le due squadre non sembrano risentirne. Al 14° sembra fatta invece per il vantaggio locale con Di Prisco che in area mira all'angolino trovando la prodigiosa risposta di De Chirico. Gara godibile all'Aragona con batti e ribatti e con i marchigiani che si vedono al 22° con una punizione di Senigallesi dei 35 metri che spedisce il pallone di poco sopra la traversa. Resta così lo 0-0 fino al 40° quando al termine di un'azione rocambolesca la palla arriva a Mamona che con un tocco felino mette alle spalle del portiere ospite per l'1-0 abruzzese. Fa festa l'attaccante della Vastese che regala il vantaggio di metà gara alla sua squadra. Nella ripresa buon avvio della squadra del tecnico D'Addario con Martinez che al 7° scalda i guantoni a De Chirico. Non vuole speculare sul minimo vantaggio la squadra abruzzese che attacca anche se con raziocinio. Al 21° proteste ospiti per un'azione in area aragonese e la caduta del neoentrato Titone che chiede il rigore con il direttore di gara Palumbo di Bari che con ampi gesti lascia proseguire. La Recanatese alza il baricentro del gioco con Pera che al 26° ci prova su punizione trovando la bella risposta di Di Rienzo. Il match resta in bilico anche se poi al 33° i marchigiani restano in 10 per il rosso diretto a Candidi per un fallo su Di Prisco. Squadra di Giampaolo in 10 ma che aumenta il volume di gioco alla ricerca del pareggio con la Vastese che invece trova al 92° la rete del raddoppio ancora con Mamona che regala nella più classica delle azioni di contropiede il gol del 2-0 alla sua formazione e una vittoria di platino. La Vastese ci crede, i playoff sono vicini e domenica prossima si preannuncia un'altra battaglia sempre all'Aragona con il Rieti. Ma i risultati certamente insomma qualcosa abbiamo fatto, però dobbiamo crescere e dobbiamo continuare a non a pensare a quello che si fa quotidianamente e quindi quello che si fa vuol dire lavoro, vuol dire aiutarsi in campo come stanno facendo, vuol dire lottare su ogni pallone e soffrire. Oggi abbiamo sofferto per mezz'ora perché ci poteva stare anche un gol da parte loro con un errore, con una palla respinta male e quindi dobbiamo essere sempre presenti e nello stesso tempo dobbiamo accettare le situazioni di campo. Ci sono momenti in cui c'è sofferenza e bisogna sacrificarsi, c'è momenti in cui bisogna spingere e bisogna esaltarsi e andare a far rete. E oggi nella mezz'ora finale abbiamo sofferto, però ci siamo compattati, uniti, ci hanno tirato poche volte in porta. Si chiude il girone d'andata, questo passo, il passo della Vastese delle ultime settimane, un passo da playoff. Ma questo non lo so se è un passo da playoff o un passo meno incisivo. Il passo della Vastese deve essere un passo costante dove non ci dobbiamo esaltare, non ci dobbiamo deprimere. Ci sono momenti in cui bisogna essere spregiudicati, momenti in cui bisogna tirare i remi in barca. Devo dire che il passo della Vastese è tutto da scoprire, anch'io non riesco a capire dove e come questa squadra potrà esprimersi, quindi navigo a vista, se ci sono le onde non vedo, se non ci sono le onde ed è un po' piatto vedo un po' più lungo, ma non vedo orizzonti davanti a me perché il calcio mi insegna di guardare sempre vicino e mai lontano. Che loro sono stati molto bravi sul primo tempo, ci può stare, no? Perché non ci deve stare.
solo che arrivavano spesso sulle prime palle, sono stati molto più fisici. Noi abbiamo tenuto poco palle in avanti, per cui non riuscivamo a far salire la squadra. Alla fine, bene o male, hai preso quel gol lì che ti ha un po' spezzato le gambe. Poi il secondo tempo penso che la squadra sia uscita, ha avuto più coraggio, però poi non siamo riusciti a pareggiarla. Poi c'è stato il secondo gol, che c'è stato un errore, ma più che altro di stanchezza da parte di Gomez. Dispiace, perché non dico che abbiamo regalato il primo tempo, però l'approccio non è stato importante. Abbiamo perso quasi tutti i duelli. Loro, secondo me, sono anche abituati a giocare su questo campo. Questo non vuole essere un alibi, però dovevamo essere più attenti, vincere più contrasti, più sulle seconde palle. L'avevamo preparata anche così, perché non si poteva giocare. Poi chi fa gol per primo è avvantaggiato, perché poi le squadre si chiudono, è difficile trovare gli spazi. Pazienza, andiamo avanti. Mercoledì ci aspetta un'altra partita importante.